sempre i soliti prodotti che, essendo sempre stati inutili, una volta costando poco dicevi ma sì dai, per un euro lo compro, invece adesso costano 4 euro le cose che venivano un euro e quindi dici no, per 4 euro non lo prendo. E adesso c'è Action, che invece ha un sacco di cose. Se non ci sei mai stata, creatura, è un negozio dove ha sia cibo che cose tipo indumenti, però no. Adesso ha messo anche degli abiti, delle scarpe, ho visto, calze, intimo, poi hanno cose per la casa, anche bicchieri, cose per la casa sia di arredamento, di decorazione, ma anche cose, cioè i bicchieri per esempio. Costruire
sono sette, e allora ne ho disegnato uno io e l'ho appiccicato perché non mi piaceva che ne mancasse uno. Non so se costavano così poco per quel motivo. Comunque, o se era previsto che fossero con uno mancante, però a me non piaceva sta cosa. Questo l'abbiamo pagato 4,99 euro. Di solito questi giochi si trovano, giochi, costruzioni, insomma, si trovano o nei negozi di giocattoli, quelli di una volta, che non sono dei giochi che costano tanto, oppure su internet, ma non costano mai così poco. E quindi l'abbiamo preso. È stato abbastanza facile da montare e in un'oretta l'abbiamo fatto, quindi dietro è così. Serviva, che non erano inclusi, un cacciavite della colla. La colla l'abbiamo comprata lì, abbiamo preso, adesso ovviamente è stata usata, mio papà se l'ha già presa. Era una confezione così, abbastanza grande, di colla di marca Pattex, se non sbaglio. Aspetta che controllo. Colla per legno Pattex, 250 grammi, che ho visto su eBay costano circa sui 7 euro, 8-7 euro, e invece noi l'abbiamo pagata a 2,99 euro. Quindi insomma, Pattex poi è anche fatta bene, ha il cappuccio per il beccuccio dell'erogatore della colla, così non si secca, e poi c'è anche un foro per mettere il tappo quando non lo usi, così non lo perdi. Cioè, top, perfetto. Io guardo anche quei dettagli lì, per 2,99 euro ci sta. Poi è una buona colla, perché l'abbiamo usata appunto per fare queste costruzioni e ha funzionato benissimo. Poi ha preso, quando le ha visti, ha detto no, mi serve assolutamente, mio papà, la scatola con il kit. Degli altri bottoni bianchi di qua, bianchi trasparenti.
se per una qualità, cioè se ne vale la pena, no? Quindi adesso ne abbiamo preso un sacchettino e poi dopo valuterà se è meglio comprarlo in ferramenta o andare da Action e fare la scorta. Ecco, ti farò sapere, creatore. Comunque ce li hanno di tante dimensioni. Poi a €1,11 c'era, serviva un dentifricio per mio papà, perché io ne uso uno apposta per le mie gengive sensibili. Per caricare oppure trasferire i dati, ma io l'ho preso per caricarlo. Inizialmente non
so neanche che altri colori ci fossero, perché non, appunto io non li ho guardati proprio i quaderni, perché stavo già guardando una, ci sono troppe cose lì da guardare, quindi le cose che non mi servono non le guardo per non portar via tempo prezioso, le cose che mi interessano.
Sono preparati con cura e producono i fiori.
le storie quando le ho piantate, non mi ricordo. E era una scatolina di questo, sembra quello non so, delle spezie, no? Quindi magari ti faccio delle storie sui G quando vado a piantarli o quando crescono, che è più bello, perché quando li pianto non vedi niente. E bello, comunque poi avrò tutto il giardino pieno di farfalle, adoro, adoro. Allora, in quel giardino lì era già venuta, le farfalle che vedo di solito sono o quelle piccoline bianche o le vanilla, la farfalla vanissa. Un chit chat e ti racconto questa nostra